Ciao bellezze, eccomi tornata con il video appunto recensione totale e finale per quanto riguarda il DIY Paint by Number, ovvero pitturare attraverso i numeri. Difatti è un kit che prevede l'utilizzo dei numeri che vengono riportati anche sulla tela per facilitare appunto la realizzazione del quadro che si è scelto. Questi sono appunto i colori che vengono dati all'interno del kit in queste boccettine. Credo di pochi grammi veramente, numerate e con i quali ovviamente non diluiti vanno colorate le parti in cui appunto ci sono i numeri. Ma per quanto riguarda appunto spacchettamento e inizio del video, vi rimando all'altro mio video, cioè inizio del quadro, vi rimando all'altro mio video. Che dire, l'ho utilizzato appieno e l'ho anche terminato, il risultato ve lo mostro a breve. E devo dire che non è sicuramente uno dei migliori quadri che abbia mai fatto. Anche attraverso ovviamente i numeri, mi è risultato molto difficile ovviamente farlo e non sono per niente soddisfatta del risultato, anzi, veramente abbastanza sconcertante. Partiamo innanzitutto dall'utilizzo. I pennelli non li ho più perché sinceramente sono rovinati, il colore si essiccava vicino e quindi ogni volta ho dovuto buttarli e nulla. Non mi piaceva assolutamente, ma può essere ovviamente mia distrazione. Per quanto riguarda i colori, oltre a questa tavolozza qua, diciamo, all'interno del kit ne è presente un'altra, che adesso sto prendendo, se riesco. No, l'altro lato, ecco qua. Eccola qui, praticamente, che è quasi intonsa, dico quasi perché essenzialmente molte boccettine inizialmente le buttavo quando finivano, quindi mancherà qualche numero, per il resto queste qua sono le nuove. Queste sono bene o male tutte quelle che ho utilizzato, quindi che ho toccato, poi mancano appunto quelle che ho finito e ho buttato. Sicuramente vedo un po' di spreco di numeri in quanto le parti che dovevo colorare con alcuni numeri erano davvero piccolissime, quindi bastava mettere una sola boccettina invece di due, ma vabbè, probabilmente appunto il kit era composto in questo modo qua e va bene. Vedo inutile la presenza di questi ganci in quanto la tela non è ovviamente molto resistente, cioè non è per niente in legno, quindi questi sono dei ganci che secondo me vanno bene per una tela appunto quando è in legno. Spero che la metta a fuoco in qualche modo. No, mette a fuoco il resto, ma non mette a fuoco questi ganci. Ci siamo quasi forse. Aspettate che. No, eccoli qua. Quindi sono totalmente inutili per me questi ganci. Ma arriviamo al pezzo forte, ovvero al disegno. Il disegno è un obbrobrio, lo dico tranquillamente, senza peli sulla lingua. Parto dal fatto che posso aver sbagliato io, c'è anche la bimba sveglia, ma vabbè, non mi interessa. Ecco qua il disegno. Allora, innanzitutto si presenta poco uniforme il colore e calcolate che ho fatto tantissime passate, ma veramente tante. Eppure il colore è sempre non è per niente uniforme, vedete, sono proprio le strisciate qui. E calcolate che prendevo appunto la percentuale di colore e la stendevo in tutti i modi possibili, ma nulla. Allora, piccola interruzione perché mia figlia voleva i colori, le boccettine. Anzi, se volete un video su come far approcciare i vostri bimbi alla pittura, fatemelo sapere perché io adesso sto sperimentando con mia figlia acquerelli e quant'altro, quindi sarà interessante fare un video anche di questo genere qua. Poiché ho scoperto che ci sono alcuni colori che sono adatti per i bambini, altri no, quindi magari se vi può interessare, pollice in su. Anzi, ringrazio i nuovi iscritti, veramente tantissimi, non so come ringraziarvi. E mi fa piacere comunque sia che i miei video possano essere utili. Comunque dicevo appunto che il colore non è per niente uniforme. Calcolate che in queste zone qua ho cercato di fare una doppia passata, perché comunque sotto la tela risultava sempre visibile, come in questo caso qua. Ma nulla, assolutamente niente. Cioè, qui ad esempio ho fatto quasi tre passate, ma il risultato non mi piace per niente. Oltre al fatto che appunto la fotografia, che adesso non ho praticamente, però se riesco ve la linko, faceva vedere appunto le sfumature e quant'altro. Io non so se devo farle io o meno, quindi premetto che questo è un video sì finale,
inerente al kit, quindi all'utilizzo del kit stesso, però visto che comunque il quadro voglio cercare di recuperarlo, sicuramente farò qualche altra prova, quindi modificherò un po' il tutto, magari riutilizzando anche il bianco che mi è parso strano non esserci in questo quadro e quindi non ho potuto fare nessuna sfumatura di bianco, mentre nel quadro originale ci sono parecchie sfumature. Comunque si denota appunto un cerbo tipo quasi guardabile, ma va bene. Qua ci sono vari strati di blu differenti che appunto non mi piacciono per niente, fino ad arrivare appunto alla luna. Luna che visivamente sembra essere appunto una luna, ma nello specifico non capisco la scelta di questi colori così a chiazze, quasi senza senso. Per di più, sinceramente, i pennelli all'interno non erano molto adatti, difatti appunto erano pennelli che in alcune zone non è possibile arrivarci e non so veramente se forse ho sbagliato io qualcosa, ad esempio qui il colore si va a sfumare in viola quasi, vedete? Quindi c'è uno stacco molto netto. Indubbiamente forse doveva fa essere fatta qualche sfumatura da parte mia, però io ho seguito proprio i contorni, quindi ho seguito il kit così come arrivo a casa. Ed devo essere sincera, secondo me questo kit merita una seconda possibilità da parte mia, nel senso che andrò a modificarlo tranquillamente, ma va proprio a modificare il kit. Tipo, per me è assurdo che non ci sia un colore bene o male bianco, cioè non c'è una tavolozza anche qui nella scheda che prevede il bianco, quindi è assurdo per me, cioè non si sfuma secondo me. Per di più ci sono state secondo me scelte sbagliate anche di colori, cioè si passa da un eccesso all'altro di colore senza una sfumatura, senza nulla, cioè assolutamente. Quindi per me questo kit appunto va modificato. E nulla, questo appunto è il mio pensiero riguardo a questo kit, andrò a modificarlo e nulla. Se vi può interessare mi raccomando pollice in su e iscrivetevi al canale, seguitemi anche su Instagram. Un bacione, grazie per aver guardato il video e alla prossima. Ciao bellezze!